Radio Nostalgia presenta La Gazza del Cuore. La Gazza del Cuore con Sara Gazzini. Amiche e amici innamorati, ma soprattutto amiche e amici nostalgici, benvenuti a questa nuova puntata della Gazza del Cuore. Finalmente è il 31 gennaio, finalmente è gennaio, che per antonomasia è il mese veramente più lungo e più faticoso dell'anno, è giunto alla fine e quindi da domani entreremo tutti felici, sorridenti e di corsa verso il mese che ci piace di più, il mese degli innamorati. E a proposito proprio di innamorati, a proposito di amori che iniziano, leggiamo oggi la mail di Giuditta che mi scrive da Bologna e che mi chiede: ma secondo te, Gazza, all'inizio di un amore chi è che deve fare il primo passo? Perché a quanto ho capito Giuditta è infatuata di questo Luca che a quanto sembra prova gli stessi sentimenti verso di lei, ma che però non si decide, non si decide a prendere l'iniziativa. Allora Giuditta, a dispetto di quanto possa sembrare, a dispetto delle apparenze, io sono una tipa molto all'antica, quindi sono una a cui piacciono gli uomini che ti portano un fiore, a cui piace l'uomo che ti apre lo sportello, a cui piace l'uomo che la mattina ti sveglia con un buongiorno e magari con una canzone. Ci ho detto, anche se queste sono le cose che solitamente mi sciolgono, non sono contro il fatto che ogni tanto una donna possa prendere un'iniziativa. E perché no? Magari Luca veramente prova gli stessi sentimenti che tu hai per lui, però è semplicemente frenato perché, che ne so, perché è timido o perché ha soltanto paura di prendere il famoso due di picche. Quindi Giuditta, il mio consiglio è di provare assolutamente a fare tu il primo passo. L'importante, almeno secondo il mio pensiero, è che questo rimanga un qualcosa di isolato, nel senso che è molto bello, al di là di come la si può pensare, avere un rispetto dei ruoli, quindi che le donne facciano le donne, che gli uomini facciano gli uomini. Per la serie ritorniamo un tantino alle origini: le donne si depilano e gli uomini corteggiano. Detto questo e facendo un grosso in bocca al lupo alla nostra amica Giuditta, io vi ricordo che mi potete scrivere alla Gazza del Cuore @radionostalgia.fm. Vi ricordo che io sono qui ogni domenica mattina alle 10:30 pronta a risolvere o comunque a provare di risolvere i vostri dubbi e le vostre incertezze d'amore, e ovviamente come ogni volta vi lascio con quello che ormai è diventato il nostro motto: non si può scherzare con l'amore. Ciao.